Ciao, io sono Floriana, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro i prodotti che ho terminato nel mese di febbraio. Allora, iniziamo subito. Allora, una cosa che ho terminato, che era la prima volta che acquistavo, sono queste merendine al miele che ho comprato all'Eurospin. Le ho trovate veramente buonissime, super dolci, se vi piacciono le cose dolci. Sono molto dolci, all'interno ci sono due biscotti. Tipo wafer con al miele, buonissimi. Ve li consiglio se volete, se vi piacciono, ripeto, le cose molto dolci. Poi ho terminato alcune barrette. E allora, queste sono barrette al cereali cocco, al cocco di Faberlic, buonissime. Le ho comprate già queste penso la seconda volta. E poi le barrette sempre di Faberlic, questa è. Allora, vediamo esattamente al mirtillo, questo è il mirtillo, poi questa al gusto di banana, sono ricoperte di cioccolato e all'interno banana, mirtillo, questo poi quest'altra è invece, vediamo, non lo ricordo che cos'era, questa è la fragola, sono buonissimi, ottimi spuntini, come anche spezzafame. Ottimi, buonissimi. Poi, rimanendo in tema cose da mangiare, ho terminato questa vellutata di zuppe e lenticchie, buonissima anche questa. Questa è stata tutte le zuppe di Faberlic che sono state realizzate da nutrizionisti, quindi sono state studiate apposta con degli ingredienti che rendono un pasto completo e con tutte le vitamine necessarie che abbiamo bisogno. Ottimi questi pasti, come anche ho terminato perché l'ho utilizzato, ho comprato per la prima volta questo couscous con verdure e spinaci, anche questo tutto speziato ed era molto buono, mi è piaciuto, era la prima volta che lo prendevo e mi è piaciuto. Allora, nel frattempo metto tutto nella busta così poi metterò, sistemerò nell'indifferenziata. Allora, poi ho terminato della linea Barbe Lab due shampoo doccia, questi li utilizza sempre mio marito, si trova molto bene, ne ho finiti infatti due. Poi sempre della stessa linea, questo deodorante, sì, sempre deodorante da uomo. Poi è della linea Nuki, è una linea di dentifrici con 97% di prodotti naturali, sempre della linea di Faberlic, è al carbone questa, questo dentifricio al carbone, è effetto sbiancante. Poi ho terminato questa crema scultore anticellulite, questa dovrebbe essere, se non sbaglio, quell'effetto termico, sì. L'ho aperta per proprio consumarla tutta fino all'ultimo perché è una crema validissima, fa bene il suo lavoro, questo ve la consiglio, è sempre una crema della linea Expert di Faberlic, ottima, infatti ne ho ricomprata altre due. Poi ho terminato della linea Iseul, questo fantastico, bellissimo, tonico spray, a parte comodissimo che essendo che è appunto a spray. E rinfresca tantissimo il viso, lo idrata, ottimo questo della linea Iseul, sempre di Faberlic. Poi ho terminato questa della linea Botanica, questa è la seconda confezione che ho comprato, che a maggioranza degli ingredienti sono naturali, ed è uno scrub per il viso, anche questo buonissimo, lava perfettamente il viso, ha questi grano, microgranuli delicatissimi, ottima anche questa. Poi il gel disinfettante per le mani, sempre di Faberlic, questo della linea Expert Pharma, è al 70% di alcol e inoltre lascia la pelle morbidissima, si assorbe subito, è ottimo perché all'interno contiene anche una crema idratante, che ora non mi sto ricordando, comunque sì, è consigliatissimo anche questo. Poi della linea La Crème ho terminato questa crema Roll-On, deodorante Rollon, ottima questa linea. Adesso sto utilizzando quello della stessa linea alle mandorle che mi sta piacendo moltissimo, anche un po' di più rispetto a questo, anche se questo era molto gradevole. Poi ho terminato della linea Vario questa crema per il viso, è abbinata al suo siero. Questo è il siero antirughe. Con questa crema si potevano scegliere diversi tipi di siero e io ho scelto questo. Ed è molto idratante, buona crema anche questa.
Poi ho terminato sempre della linea Iseul di Faberlic, ho terminato questo gel, adesso proprio non c'è più niente, era tutta verde, è a gel all'aloe, si sente ancora il profumo delicatissimo, è molto piacevole e quindi questa si poteva utilizzare sia come crema appunto antirughe per il viso che anche per fare una maschera per il viso. Fantastica questa, mi sono trovata benissimo e infatti ne ho riacquistata un'altra. Poi ho terminato della linea Salon Care questa tinta per i capelli numero 8. Questa è una linea professionale di Faberlic, molto buona questa, mi è piaciuta anche tantissimo. Poi ho della linea Renovage questo siero per il viso. Questo è fatto tipo con il contagocce, comodissimo, utilissimo, è molto bello, molto delicato, è antirughe, un bellissimo siero. Poi ho terminato queste compresse Color Block, ecco, sempre di Faberlic. Queste si assumono mezz'ora prima dei pasti principali e servono per assorbire i grassi, per bruciare anche appunto le calorie. Ottimo questo, è a base di erbe. Poi ho terminato proprio ieri questa maschera per il viso, anche questa l'ho aperta tutta, proprio per poterla finire fino all'ultima goccia, ed è sempre di Faberlic. Questo si chiama Il segreto di Cleopatra. Ha l'effetto sbianco, proprio la crema, proprio la maschera è tutta bianca e lascia la pelle super morbida e idratata. È bellissima questa maschera, una bella sensazione, da fantastica questa maschera. Poi, nell'edizione limitata, avevo preso e finito questo bagnoschiuma, che adesso non mi sto ricordando la profumazione. Ecco, dal disegno qua si vede, perché qui è scritto in russo, alla mela, dolce, comunque super profumato. Sì, profumazione di mela. Buonissimo questo bagnoschiuma. Poi ho terminato della linea Oxology, questa base di ossigeno, questo gel col suo erogatore comodissimo per lavare il viso, fantastico, proprio straconsigliato, lascia la pelle super super pulita, morbida e vi dà ossigeno proprio al vostro viso. Molto molto buono questo gel, infatti anche in questo l'ho ricomprata un'altra. Poi ho terminato le salviette struccanti, sempre della linea Oxology. Base di ossigeno, queste le prendo sempre. Poi ho terminato questa crema a forma di siringa, però non è siringa, è proprio è una crema della linea Expert. Questa serve per ridurre e eliminare le rughe. Questa è la seconda confezione che ho preso. Poi ho terminato. Questo è fantastico, non deve mai mancare a casa, della linea Oxology. È un balsamo per il viso, per le mani, per il corpo, per qualunque situazione di emergenza, perché serve per tantissimi scopi. Serve per le punture di insetti oppure per la pelle, non so, irritata, per varie allergie, per bruciature, scottature, per un sacco di cose. È una crema fantastica, delicatissima, va bene anche per i bambini. Infatti l'ho aperta per consumare tutto quello che c'è all'interno. La sua consistenza è in gel. Anche il profumo è gradevolissimo. Questo balsamo non deve mai mancare a casa perché è fantastico. Poi, sempre della linea Oxology, questa crema per il viso antirughe. Sì, questa viso antirughe l'ho terminata già un po' di tempo fa ed è buonissima, anche questa mi sono trovata benissimo, super idratata, super morbida la pelle. Sono prodotti che io li trovo benissimo, bisogna provarli per rendersene conto. Allora, poi ho terminato diversi saponi per le mani, li metto tutti insieme così. Ok, no, ce ne manca un altro. Allora, questo della linea Beauty Café, alla confettura di ciliegia, super profumatissimo. Poi questa invece era una nuova edizione, Beauty Café, era all'arancia e meringa. Buonissimo, anche questa è la profumazione. Questa alle pere, sempre della linea Beauty Café. Sono tutti e tre di Faberlic. Ormai io compro tutto in Faberlic, mi trovo così bene che compro tutto lì. E poi
Quest'altro ho voluto provare, questo sapore è per la linea è per i bambini, è alle fragole e io l'ho voluto provare lo stesso perché la profumazione era molto invitante, ecco, infatti mi è piaciuto anche questo tantissimo. Poi ho finito il sapone invece liquido per le mani, che è da cucina questo. Questo serve per eliminare dalle mani tutti gli odori quando si è cucinato delle cose, delle pietanze molto che lasciano dei cattivi odori sulle mani. Grazie a questi saponi, che ci sono di tante fragranze, questo in particolare era il caffè, elimina questi cattivi odori sia dalle vostre mani che sia dagli accessori che avete utilizzato per poter cucinare. È perfetto, è ottimo. Sempre questo della linea Fabric. Poi quest'altro prodotto fantastico, sempre di Fabric, che è uno smacchiatore, toglie qualsiasi tipo di macchia dai vostri vestiti, dai tessuti in generale. Si spruzza questo sulla vostra macchia, si mette in lavatrice o se lo volete lavare a mano, è fantastico, toglie qualunque macchia. Poi ho terminato questo fondotinta, sempre di Faberlic. La cosa bella di questo fondotinta è che man mano che voi usavate appunto questo dosatore, si sollevava il pezzetto dove veniva appoggiato il fondotinta, e quindi voi potete vedere, ecco da qui si capisce, man mano che il prodotto finisce, era comodissimo e non rimane neanche una goccia, proprio lo consumate fino all'ultimo. Molto, a parte che mi è piaciuto tantissimo anche il fondotinta. Poi della linea Expert, sempre di Fabric, ho finito questo balsamo per i capelli. Questo era indicato più che altro per il periodo estivo, che protegge i capelli dal sassedine, dal sole, insomma. Però mi è piaciuto talmente tanto che l'ho utilizzato anche in questo periodo. Un ottimissimo prodotto, districa benissimo i capelli. Poi questo dentifricio sbiancante della linea Expert Varma, eccolo, questa è la confezione esterna e questo è il dentifricio. Questo lo prendo sempre perché mi trovo benissimo, è alla menta, ha una profumazione delicata, ma ed è anche efficace. Poi questa maschera all'acido ialuronico a foglio. Di questa linea ci sono tantissime maschere, sempre Fabri, che sono fantastiche, imbevute tantissimo di prodotto, ottime queste, ve le consiglio se volete ordinarle perché sono buone. E poi questo è il mesh, il detergente per pulire il bagno, effetto sbiancante, ottimo, potete pulire le fughe, tutti i sanitari, questo anche ve lo straconsiglio, è concentrato, ne basta pochissimo. Poi ho finito questa crema per tutte le superfici metalliche, l'acciaio, l'argento, rame, qualunque cosa, anche le macchie di ruggine elimina. Fantastica anche questa, sempre di Faberlic. Poi questo deodorante per l'ambiente a base d'acqua, questa profumazione in particolare arancia e cannella. Potete spruzzarlo tranquillamente al vostro ambiente perché non crea problemi né per noi, insomma, per le persone adulte, né per i bambini né per gli animali, perché visto che è a base d'acqua, proprio potete spruzzarlo sulle pareti, c'è chi lo spruzza sulle pareti, sulle tende, sui divani, non rovina assolutamente, ma anzi profuma. L'ultimo prodotto che ha terminato mio marito è questo profumo, era la Mini Italia di profumo, Asterion, non de toilette. La profumazione è buonissima, mi piace anche a me, mi piacciono moltissimo i profumi, devo dire i profumi da uomo mi piacciono tantissimo, una bellissima profumazione questo. Questo appunto era quello in formato da 30 ml. Grazie per aver visto questo video, ci vediamo alla prossima, ciao!